Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley. Questo, vi avviso, sarà un episodio diverso dal solito. Non ci saranno i colori, non ci sarà la musica, non ci sarà la sigla, non ci sarà neanche la birra alla fine. Sarà un episodio molto diverso dal solito perché vi parlerò di un film molto diverso dal solito. Perché esistono dei film che non sono solo film, sono delle esperienze, sono delle finestre aperte sulla storia e sull'umanità. E soprattutto esistono film che fanno male perché sono estremamente veri, sono più veri della presunta verità che ci raccontano. Green Border della regista polacca Agnieszka Holland è un film di questo tipo. Green Border è uscito al cinema da poco, l'8 febbraio scorso. Non so se sta avendo successo o meno, so solo che quando sono andato a vederlo io la sala era deserta. Però secondo me è un film che tutti noi dovremmo vedere, per questo ho deciso di parlarvene. Green Border racconta della nuova guerra fredda, o come si dice oggi, guerra ibrida, che è in corso tra Russia e Europa e che si sta consumando adesso, in questo momento, questo preciso lasso di tempo in cui state guardando questo video. Questa guerra è in corso ed è in corso lungo il confine tra Bielorussia e Polonia. Dal 2014, cioè dall'inizio della guerra civile in Siria, il flusso migratorio dal Medio Oriente all'Europa è sensibilmente aumentato. Cittadini siriani, afghani, iracheni sono fuggiti dai regimi tirannici dei loro paesi di origine per cercare asilo politico in Europa, soprattutto in Germania e in Svezia. Come spesso accade in questi contesti di disperazione, l'essere umano trova sempre il modo di manifestare il suo lato più meschino e approfittatore. Così come è nato il contrabbando di migranti dal Nord Africa all'Europa attraverso il Mediterraneo, è nato anche un preciso, cinico e destabilizzante disegno politico che usa i migranti provenienti dal Medio Oriente come leva per scardinare l'Europa inteso come corpo unico politico. In breve, il leader bielorusso Lukashenko, cioè il cagnolino scodinzolante asservito al padroncino Putin, con il benestare della madre Russia e con quello che resta del KGB, ha fatto della propaganda illudendo questi migranti che arrivano dal Medio Oriente, garantendo loro un passaggio facile in Europa attraverso appunto il confine tra Bielorussia e Polonia. Attraverso il Ministero del Turismo bielorusso, Lukashenko ha fornito a questi migranti, uomini, donne, bambini di ogni età, un visto turistico sportivo per battute di caccia nella foresta, foresta che si trova appunto al confine tra Bielorussia e Polonia, con la speranza e l'illusione di un passaggio in Europa rapido e soprattutto sponsorizzato direttamente da uno stato di confine con l'Europa stessa. Il flusso migratorio è più che triplicato. Non solo, oltre che dal Medio Oriente, ora in Bielorussia arrivano anche dall'Africa, perché almeno sulla carta attraversare il confine polacco sembra meno pericoloso di attraversare il Mediterraneo. Il problema è che questa manovra di Lukashenko non ha niente a che vedere con l'amore per il prossimo o una illuminata gestione della migrazione. Non è un ponte umanitario, ma il progetto di trasformare queste persone, questi migranti, in armi politiche. Lukashenko fa entrare queste persone in Europa tramite la Polonia per poi poter dire: se volete che smetta di farle entrare, dovete darmi quello che voglio. E principalmente Lukashenko vuole che Bruxelles tolga le sanzioni che ci sono attualmente al suo regime. Una volta arrivati in Bielorussia, questi migranti vengono accompagnati dai militari bielorussi nella foresta al confine con la Polonia, vengono fatti passare dall'altra parte, quindi vengono fatti passare in Polonia e vengono abbandonati lì. Il problema è che dall'altra parte di questo confine non c'è niente, sia da un punto di vista proprio ambientale, perché stiamo parlando della foresta di Białowieża, una delle foreste più gelide d'Europa, senza ripari per la notte e piena di paludi nelle quali la possibilità di morire annegati è altissima, soprattutto se non vedi dove stai andando. Ma dall'altra parte non c'è niente, soprattutto da un punto di vista politico, perché la Polonia, quindi l'Europa, queste persone non le vuole. Attenzione, non è che non li vuole per una questione di razza o di religione, non li vuole perché sono stati fatti entrare da Lukashenko e Putin.
Non importa che sono comunque esseri umani, farli entrare vorrebbe dire sottostare al disegno destabilizzante della Bielorussia. E quindi la Polonia cosa fa? Con l'esercito e la polizia cerca questi migranti, li arresta, li riporta al confine con la Bielorussia e li fa ripassare dall'altra parte. Lukashenko non è uno stupido e a queste persone ha concesso un visto con una postilla molto particolare. Se tu con questo visto rientri in Bielorussia, hai solo tre opzioni. O vai in galera, o torni al tuo paese, o rientri in Polonia. Ovviamente la maggior parte di queste persone sceglie di rientrare in Polonia e così ricomincia questo girone infernale all'interno del quale questi migranti sono trattati peggio delle bestie. In questa foresta, lungo il cosiddetto Green Border, nascono dei campi profughi fatti di tende e qualche baracca. Supervisionate dall'esercito bielorusso che, per dirne una, vende a questi migranti bottigliette d'acqua a 50 euro l'una. Ovviamente le condizioni igieniche sono drammatiche, non c'è nessuna assistenza sanitaria neanche alle donne incinta e, come spesso accade, la violenza è all'ordine del giorno. Perché la violenza? Perché i militari bielorussi picchiano questi migranti per fargli capire che lì non li vogliono e quindi se ne devono andare in Polonia. I militari polacchi picchiano questi migranti per fargli capire che in Polonia non li vogliono e se ne devono tornare in Bielorussia. E quando dico picchiano non fanno distinzione, eh? Uomini, donne, vecchi, bambini. La Polonia, con il benestare dell'Europa, per contrastare queste cosiddette armi di Lukashenko, e non sto parafrasando, questi migranti vengono veramente chiamati così, eh? Insomma, dicevo, la Polonia con un emendamento sulla legge sui migranti nega a chiunque, a prescindere, di fare domanda di richiesta d'asilo, violando di fatto tutti i trattati internazionali riguardanti il diritto d'asilo. Non solo, la Polonia, sempre con il benestare dell'Europa, ha avuto la brillante idea di costruire un muro di quasi 190 km, alto circa 6 metri, lungo il Green Border. Muro costato più di 350 milioni di euro, soldi dell'Europa, ovviamente. Europa che in una lettera firmata e sottoscritta da 12 stati membri ha definito questo muro, cito testuali parole, una efficace misura di protezione della frontiera a servizio degli interessi dell'intera Europa. Ma quindi chi li aiuta, queste persone? Questi migranti vengono aiutati da associazioni di volontari, da persone comuni, come me e come voi. Attraverso una rete di gruppi WhatsApp criptati e mezzi propri, quindi le loro macchine, i loro furgoncini. Persone comuni, dicevo, che pur di aiutare chi ne ha veramente bisogno, rischiano grosso perché ovviamente la Polonia ha inasprito le pene per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alzando la pena a 8 anni e addirittura con il rito abbreviato, quindi in una notte ti possono arrestare e mettere in carcere per 8 anni. Se aiuti una persona che ha bisogno di aiuto. Cosa fanno questi volontari? Fondamentalmente, se trovano uno di questi disperati nella foresta, lo nascondono in una macchina o in un furgone e lo accompagnano al confine con la Germania, Germania dove potrà finalmente chiedere asilo politico. Si conta che in Bielorussia dal 2014 ad oggi siano entrate più di 50.000 persone. Non è possibile calcolare quante di loro siano effettivamente riuscite ad entrare in Europa, così come non è possibile calcolare quante di loro siano morte nel tentativo di entrare in Europa. Questo perché? Perché la Polonia ha dichiarato lo stato di emergenza e in uno stato di emergenza ha potuto dichiarare la foresta come zona rossa, quindi non entra nessuno che non sia militare. Non entrano giornalisti, non entra la Croce Rossa, non entra nessuno. Quindi nessuno sa che cosa succede veramente lì dentro. Il film di Agnieszka Holland in realtà però ci dà una purtroppo molto veritiera versione dei fatti di quello che sta succedendo in quel Green Border, in quel confine. Il film è il racconto di una migrazione, la migrazione di una famiglia siriana, una coppia con tre figli, di cui uno in fasce, che arriva in Bielorussia con l'illusione di appunto poi attraversare la Polonia e arrivare in Svezia, dove li aspetta uno zio. Ma è solo l'inizio di un incubo. Questa famiglia infatti viene raccolta dai militari bielorussi, portata al confine, fatta passare
nella parte polacca della foresta e abbandonata lì, al buio, al freddo, senza cibo, senza vestiti. Così. Ovviamente cosa succede? Che in Polonia incontrano i militari polacchi, vengono presi e riportati al confine con la Bielorussia e fatti ripassare in Bielorussia, dove i militari bielorussi li ricacciano in Polonia. Il racconto di questo incubo che vive questa famiglia è filtrato da altri punti di vista. Il punto di vista di un soldato polacco che alla fine non regge tutta questa disumanità e il punto di vista di un gruppo di attivisti volontari più o meno politicizzati che aiutano queste persone che trovano nella foresta a trovare prima un riparo e poi una via di fuga verso la Germania. Uno degli aspetti che mi ha colpito di più di questo film è l'utilizzo dello smartphone. Per questi migranti lo smartphone è tutto, è tutto, è fondamentale. Gli serve per comunicare, gli serve per capire dove sono geograficamente. E infatti i militari sono addestrati a distruggere gli smartphone dei migranti per renderli ciechi e soli e soprattutto per evitare che facciano foto e video. Lo smartphone tenuto nascosto come unico mezzo di salvezza, con queste power bank che vengono passate come se fossero beni di contrabbando, come una chiave per aprire una porta verso la speranza. È una cosa che mi ha toccato tantissimo perché lo smartphone è un oggetto che accomuna tutti. Nel senso, è facile creare una distanza tra spettatore e soggetto in una storia come questa, perché a volte c'è tanta differenza tra spettatore e soggetto. Ecco, qui questa differenza non c'è. Quelle persone un giorno potremmo essere noi. E chiediamoci, noi in una situazione come quella, come vorremmo essere trattati? Come esseri umani o come pedine di un dispetto politico? Bellissima la scena in cui la regista ci mostra in realtà come potrebbe essere semplice l'integrazione. È la scena in cui un gruppo di volontari riesce a nascondere 3 ragazzini africani in una safe house dove vive una famiglia con 2 figli coetanei di questi ragazzini. E questi ragazzini iniziano a comunicare attraverso la musica, perché alla fine siamo persone e i codici sono quelli. Green Border è un film estremamente doloroso, fa male, fa proprio male fisicamente guardare questo film. Niente è lasciato ad una probabile interpretazione dello spettatore, è tutto esplicito. La violenza, la manipolazione politica, l'indifferenza, la cattiveria, la morte. È girato in un bianco e nero molto cupo che mi ha ricordato Schindler's List. E effettivamente questo film è il nostro Schindler's List, è lo Schindler's List dei nostri tempi, ma senza il confine della narrazione, della divulgazione dell'orrore perché non si debba mai più ripetere. Green Border è l'attualità, Green Border è l'oggi. Mentre sto registrando, stanno accadendo queste atrocità al confine tra Bielorussia e Polonia. Adesso, la visione di tutto il film è estremamente complessa da gestire a livello mentale e a livello di emozioni, ma più di altre scene devo ammettere che la scena finale mi ha letteralmente devastato. Alla fine del film infatti vediamo la Polonia aprire i suoi confini ai cittadini ucraini che scappano dall'aggressione di Putin, che scappano dall'avanzata dell'esercito russo in Ucraina, e vediamo gli stessi militari che durante il film abbiamo visto picchiare donne incinta, ridere e scherzare sui cadaveri dei migranti, speculare su poche gocce d'acqua. Ecco, noi vediamo queste stesse persone salvare i cani ucraini che passano il confine. I cani. Vediamo questi militari prendere in braccio questi cani, avvolgerli nelle coperte, coccolarli. I cani. I cani ucraini, sì, i bambini siriani no, quelli possono morire affogati nelle paludi, non ce ne frega niente. Ma i cani ucraini vanno salvati. Migranti di serie A e migranti di serie B. Umanità e disumanità, tutto a servizio solo ed esclusivamente della politica. Quando è finito il film, oltre ad essere scoppiato in un pianto di disperazione totale, non volevo uscire dal cinema, volevo rimanere chiuso lì dentro. Perché quella poltrona in quel cinema mi sembrava il posto più sicuro al mondo. Idealmente quello che c'era fuori dal cinema mi spaventava, perché era lo stesso mondo dove stanno succedendo quelle cose e non avvertivo nessuna distanza geografica da quelle cose.
c'ero finito dentro. Green Border è un film fondamentale, è un film che fa male, ma è un film che va assolutamente visto. È un film di cui bisogna parlare ed è un film che va fatto vedere. Se volete sapere di più di quello che sta succedendo al confine tra Bielorussia e Polonia, vi metto in descrizione dei link di reportage fatti molto bene sull'argomento e vi consiglio assolutamente di leggere il reportage della rivista La Via Libera, che raccoglie le testimonianze dirette sia dei migranti sia dei volontari, anche italiani, che sono al confine in questo momento. Vi consiglio anche di seguire i profili social della fondazione Grupa Granica, che si occupa di diritti umani ed è attivissima nel Green Border. Che dire, capita di trovare nella vita un film che va oltre il cinema, che colpisce così forte da farti cadere. E mi viene da dire che bello quando il cinema si prende la responsabilità di prenderti a schiaffi. E dalla versione di Barley è tutto. Mi raccomando, andate a vedere Green Border.